Maurizio Sarri, l'effetto di tornare al comunale qual è stato? Insomma, un po' di emozione oppure ormai il pelo sullo stomaco neutralizza tutto quanto? Emozione, una partita fatta di mercoledì, stadio semideserto, quindi non è che ti lascia grandi sensazioni, mi ha fatto piacere per risalutare persone che sono ancora qui, tipo magazzinieri e parte dello staff medio, quindi mi ha fatto molto piacere per quello, poi il resto a livello di sensazioni è chiaro, non essendo una partita di campionato, una partita ufficiale, l'emozione è poca. Mi ha fatto piacere per ritrovare gente con cui nei mesi sono stato qui, mi sono trovato bene. Chiesto anche a Croce, ma quando ripensa alla sua esperienza di Arezzo, mister, il primo ricordo che le viene in mente, il primo flash che le torna alla memoria qual è? Ma sì, io ho avuto la sfortuna Arezzo di non avere un'esperienza estremamente positiva, poi la storia penso abbia parlato per tutti, ma ho avuto anche la fortuna, se te riguardi i 10 risultati più importanti della storia dell'Arezzo, molto probabilmente 2 o 3 sono miei. Quindi le prime cose che mi vengono in mente è la vittoria con il Milan Coppa Italia, il pareggio 2-2 a Torino con la Juventus, un 2-2 a Napoli, quindi si sono fatti risultati anche importantissimi in un anno difficilissimo da gestire. Quell'anno lì Sarri e Conte, no? Questa staffetta con due allenatori che adesso sono ai vertici dei due massimi campionati italiani, insomma vuol dire che quell'anno qualcosa non ha girato per il verso giusto. Sembra abbastanza evidente, poi la storia mi sembra abbia parlato per tutti. Purtroppo sono anche annate, nessuno si ricorda, arriva qui all'11esima e la squadra era a meno 2, quindi aveva fatto 4 punti in 11 partite. Situazione difficile, annata si poteva anche mettere a posto, però ci voleva molta più serenità da parte di chi circondava la squadra. Che non c'è mai stata poi nemmeno negli anni successivi. Le chiedo soltanto quante speranze ha l'Empoli concretamente di andare in Serie A? L'anno scorso l'avete sfiorata, quest'anno com'è la situazione? Noi si rappresenta una realtà, una società che non può avere certi obiettivi a inizio stagione, perché noi l'anno scorso siamo partiti con una salvezza, ci siamo ritrovati in una storia non aspettata, però come sempre succede a Empoli, a fine anno i giocatori importanti sono partiti, la società ha venduto giocatori che più avevano mercato e come sempre succede a Empoli tutto si sostituisce con giovanissimi. Per ora abbiamo avuto la fortuna che questi giovanissimi hanno rimpiazzato molto bene chi è partito e siamo stati bravi a mantenersi ad alti livelli in Serie B, in un campionato in cui rimanere per 60 partite ad alti livelli è difficilissimo per tutti perché è un campionato equilibratissimo. Quindi là ci troviamo in questa situazione e vediamo di mantenerli più a lungo possibile, ma non è un obbligo sicuramente né da parte della società né da parte dell'ambiente e noi si deve lottare fino alla fine per la Serie A. Stiamo trovando lì, quindi noi ci proveremo, poi come sempre società e pubblica Empoli accetteranno quello che verrà perché sanno che la filosofia societaria è sempre la stessa, di lanciare i giovani e di portarli a essere pronti per la Serie A. La vera notizia per chi segue Maurizio Sarri da tanti anni, no? Dai tempi dei dilettanti, è che ha cambiato modulo, non c'è più il 4-2-3-1 da un paio di stagioni. Le chiedo com'è nata questa svolta tattica. È nata dalle caratteristiche di 2 attaccanti per noi importanti, Maccarone e Tavano, che sono 2 giocatori poco adatti a un 4-4-2 e anche a un 4-2-3-1 perché non avendo grandi doti nel gioco aereo, grandi attacchi dell'area di rigore su cross, sono molto più bravi se riescano a essere messi nella profondità. Avevamo la fortuna che in quel periodo di avere Rosa Saponara, è un giocatore che sembrava nato per fare il trequartista, anche se fino allora aveva fatto l'esterno, e abbiamo provato questo tipo di soluzione. E i giocatori si sentivano ognuno dentro il proprio ruolo e quindi ho solo assecondato le caratteristiche della squadra. Bocca al lupo.